Ok, adesso voglio insegnarti, diciamo, una sorta di algoritmo che poi fa parte del metodo dell'ingegneria della seduzione, per riuscire a rapportarti e a, diciamo, creare delle situazioni di forte interesse nei confronti della persona che ti interessa. Si tratterà in realtà di sistematizzare e di dare un ordine ed una sequenza, quindi un algoritmo, alle strategie, alle tecniche, alle metodologie che abbiamo visto precedentemente. In realtà faremo diventare questi strumenti una strategia comportamentale. Che potrai utilizzare, diciamo, nelle tue relazioni sentimentali, sia per conoscere ed attrarre una persona nuova che ti interessa, sia essa uomo o donna, sia per utilizzarle, diciamo, nel caso che tu abbia una relazione già consolidata. Quello che è importante è che queste metodologie che abbiamo visto tutto sommato separatamente, messe nella sequenza giusta, diventano una strategia. Che cos'è una strategia comportamentale? È una sequenza di comportamenti che viene messa in atto secondo una logica che consente di ottimizzare quelle che sono le possibilità di migliorare le relazioni sentimentali, sia dal punto di vista seduttivo, sia dal punto di vista, diciamo, del mantenimento di una relazione. Ecco quindi che questo metodo è sviluppato essenzialmente in cinque fasi, che sono le fasi che caratterizzano un po' i rapporti sentimentali. Queste cinque fasi partono dall'inizio con la fase di conoscenza, la fase di conoscenza che normalmente avviene quando devi conoscere comunque una persona nuova. Per conoscere una persona nuova, il metodo più efficace è quello che abbiamo visto dell'interruzione di schema. Dell'interruzione di schema che deve essere però abbinata in parallelo a quella che si definisce creazione del rapport. Che cos'è il rapport? Il rapport è un rapporto empatico positivo, è un rapporto empatico positivo che si ottiene attraverso le metodologie che abbiamo visto del mirroring. In buona sostanza, nella prima fase, diciamo, di una sequenza strategica comportamentale che dobbiamo mettere in atto quando conosciamo una persona che ci interessa o vogliamo conoscere una persona che ci interessa, è quella di conoscerla attraverso un'interruzione di schema. Quindi se abbiamo la possibilità di frequentare questa persona per un certo tempo, dobbiamo comunque cercare di capire al massimo quelli che sono gli schemi utilizzati dalla persona, attivargli questo schema ed interromperlo. Ovviamente possono succedere dei casi in cui, delle situazioni in cui non abbiamo tutto questo tempo per conoscere la persona che ci interessa, come l'esempio che ho fatto della palestra, per cui devi imparare ad interrompere gli schemi in modo molto rapido. E per fare questo bisogna allenarsi. Bisogna allenarsi e bisogna utilizzare molto l'ironia. Un modo per interrompere lo schema è la battuta ironica, perché attraverso la battuta ironica produci comunque ilarità e alle volte è sufficiente, diciamo, anche comunque presentarsi attraverso un sorriso ed una battuta che sdrammatizzi la situazione in modo tale che chiunque, sia uomo o donna, ti accetti socialmente, perché la fase della conoscenza ha semplicemente come obiettivo quello di farsi accettare socialmente, cioè di non essere rifiutati. E quindi se abbiniamo l'interruzione di schema, l'ironia, al mirroring, al ricalco, avremo uno strumento molto utile per produrre, diciamo, empatia, produrre rapporto empatico positivo. Ovviamente, siccome questa fase è molto importante, possiamo massimizzare, diciamo, l'empatia.
E infatti la fase 2 è quella proprio della creazione di empatia. Per creare empatia in modo molto rapido a livello subliminale, possiamo utilizzare in modo attivo quelli che abbiamo definito linguaggio iconico simbolico, i segnali di comunicazione iconica. Abbiamo visto precedentemente quelli che erano i segnali di comunicazione iconica in lettura, cioè ti ho insegnato la capacità di leggere e decodificare i segnali emessi dalla persona. Quindi, ad esempio, una persona che mentre ti parla mette questo tipo di gestualità di questo genere, significa che vive, come abbiamo detto, una distonia a livello sessuale. Se invece gira l'anello, la distonia è a livello affettivo. Ora, non è detto che la persona che incontri, quindi con la quale hai interrotto lo schema, con la quale hai iniziato un dialogo attraverso il rapport, quindi attraverso il ricalco che abbiamo detto può avvenire sia verbale, sia posturale, sia fisiologico, non è detto che questa persona manifesti da subito questi segnali e ti dica da subito quelle che sono le sue distonie. Allora bisogna aiutarla affinché questo accada, perché se questo accade crea un'empatia molto profonda. Come possiamo fare? Possiamo semplicemente utilizzare i segnali iconici in modo attivo, cioè emetterli noi consapevolmente, e possiamo utilizzare, ad esempio, dipende molto dalla situazione in cui ci troviamo. Supponiamo, ti faccio un esempio, ma possono essere utilizzati in diversi contesti della vita quotidiana. Supponiamo, ad esempio, di fare un viaggio in treno e avere il nostro dirimpettaio, la nostra dirimpettaia dello stesso scompartimento del treno, ma può essere un'altra situazione sociale qualunque. Siamo alla cena della palestra e ci troviamo davanti con la persona della palestra, una cena sociale, a un corso, insomma, in qualunque contesto sociale, e abbiamo quindi rotto il ghiaccio attraverso un'interruzione di schema, una battuta ironica, e iniziato a creare empatia attraverso il rapport, attraverso il ricalco. Adesso dobbiamo approfondire l'empatia e produrre anche emotività. Possiamo utilizzare in modo attivo i segnali iconici. Come possiamo fare? A meno che la persona non li emetta già di suo, quindi in questo caso dovremmo semplicemente leggerli. Ma noi ci metteremo nella situazione più difficile, nella situazione in cui la persona non emette nulla, per cui li emetteremo volontariamente noi, e quindi potremmo prendere un oggetto, ad esempio se sono in treno potrebbe essere una penna, e inizio io, così mentre parlo del più del meno con l'altra persona, a muovere ad esempio le mani sulla penna in questo modo, ma potrei muoverle sulla cravatta in questo modo, perché la cravatta, diciamo che analogamente al dito, questo segnale è un segnale iconico di gradimento sessuale. Cosa succede? Che le parti emotive comunicano tra loro a livello subliminale, al di sotto della soglia di consapevolezza. Quindi se io emetto questo segnale, che è un segnale, abbiamo detto, di gradimento sessuale, vado a stimolare la parte emotiva dell'altra persona a darmi una risposta. Ora, l'altra persona potrà darmi una risposta positiva o negativa, oppure non potrà darmi nessuna risposta. Quindi in questo caso significa che dal punto di vista diciamo della sessualità non esiste nessun turbamento. Cosa potrebbe fare l'altra persona? Potrebbe su questo mio segnale fare diverse cose. Potrebbe emulare il mio segnale, cioè dopo un po' di tempo mettersi lei magari a farlo diversamente, magari muovendo il dito in questo modo, oppure mordicchiandosi il labbro superiore, ad esempio, in questo modo. Questo significa che ho agganciato esattamente quella che è la sua distonia, e questo crea un'empatia molto profonda, perché la parte emotiva dell'altra persona capisce che la mia parte emotiva ha capito quelle che sono le sue esigenze, gliele sta erogando praticamente, e quindi si creerà un link, si crea un rapport, un'empatia veramente forte.
E d'altra parte questo sarà anche un segnale di comunicazione negativa, di comunicazione positiva, di aggancio emotivo positivo. Quindi, primo caso, io emetto un segnale, posso magari, anziché farlo così, iniziare volontariamente a mordicchiarmi il labbro superiore. In questo modo, se l'altra persona di rimando emette lo stesso segnale, significa che vive la distonia in quella particolare area e mi riconosce, diciamo, e mi riconosce un forte potenziale emozionale, un forte potenziale di coinvolgimento, e mi riconosce, diciamo, il fatto di essere in sintonia profonda con lei o con lui. E quindi praticamente si accende un grosso semaforo verde che mi dice che io ho interrotto lo schema iniziale, quindi lei mi ha accettato socialmente, e adesso sono entrato veramente in empatia profonda con questa persona, e a questo punto posso, diciamo, procedere, avrò i semafori verdi per eventualmente invitarla ad uscire o comunque scambiarci il numero telefonico o quello che è, insomma. Un'altra risposta che potrebbe darmi la persona su questo mio segnale emesso volontariamente è quello di emettere un segnale di gradimento analogico di quelli che abbiamo visto, tipo questo, oppure un accarezzamento, insomma uno dei vari segnali che hai già studiato, che hai già imparato, sarà indice del fatto che hai colto nel segno. Che anche in questo caso, se tu il segnale che avevi emesso era di tipo sessuale, vuol dire che lì c'era una distonia. Ma se invece non ottieni nessuna risposta, perché l'altra persona non emette nessun tipo di segnale, devi cambiare tipo di gestualità, passare magari sul lato affettivo. La stessa cosa devi fare, cioè cambiare tipo di segnale, se eventualmente l'altra persona emettesse un segnale di rifiuto, cioè tu ti mordichi il labbro superiore, se in risposta ottieni un segnale di rifiuto, significa che sessualmente, diciamo, la persona è satura, insomma, devi, e quindi ti converrà passare sul lato affettivo. Noterai che se ti rifiuta sessualmente, probabilmente si aggancerà dal punto di vista affettivo, perché normalmente sesso e affetto sono due facce della stessa medaglia. Insomma, se uno vive un rifiuto dall'altra parte, al 90% vivrà su una parte, al 90% vivrà il gradimento sull'altra parte. Quindi, ma poi potresti provare ad emettere altri segnali che abbiamo visto, segnali iconici, tipo metterti il dito nell'orecchio, oppure massaggiarti il padiglione auricolare, oppure toccarti, diciamo, emettere dei segnali di questo genere sul palmo della mano, sul dorso della mano, nella zona ascellare, in questo modo. Ovviamente i segnali non devono essere tutti affastellati, devono essere fatti per un certo tempo un unico segnale, ed osservare di rimando qual è la comunicazione non verbale dell'altra persona, che potrà essere, ripeto, o un'emulazione dello stesso segnale, o un segnale di gradimento, o un segnale di rifiuto, o eventualmente nessun tipo di segnale osservabile, che significa che quello lì non è un punto distonico attivo, ma dovrai andarne a provare qualcos'altro. Una volta che tu avrai agganciato e avrai ottenuto o un'emulazione del segnale o una risposta positiva, e sarà molto importante, perché a quel punto lì saprai che l'empatia creata con l'altra persona sarà veramente molto forte, saprai che il legame che sei riuscito ad andare a creare con l'altra persona si sta veramente consolidando. Probabilmente l'altra persona non si renderà ancora conto, magari dal punto di vista logico e razionale, del fatto che diciamo questo legame consolidato, questo legame si sta consolidando, ma dal punto di vista emozionale sicuramente sì, e dal punto di vista empatico pure, per cui al 90% insomma sarà disponibile comunque a voler dare un seguito a questo primo incontro, quindi sarà disponibile ad avere uno scambio dei numeri telefonici, ad imparare, ad acconsentire, insomma
a portare avanti un inizio di dialogo, di relazione con te, perché inizierà a provare una attrazione nei tuoi confronti, che inizialmente magari non riuscirà a spiegarsi, ma sicuramente è un'attrazione che darà i suoi frutti. È come un seme seminato nel terreno fertile, che inevitabilmente dovrà crescere. Da questo punto di vista, per diventare dei bravi seduttori, dobbiamo fare più o meno quello che fanno i bravi contadini, potremmo dire. Perché un bravo contadino, quando è che semina? Un bravo contadino non semina oggi perché non ha nient'altro da fare e quindi esce e semina. Un bravo contadino, prima di iniziare a seminare, deve cogliere il segno dei tempi, cioè deve seminare nella stagione giusta. Quindi seminare nella stagione giusta, nella metafora della comunicazione, vuol dire avere, come dire, acquietato le difese, le barriere logico-razionali, cioè vuol dire aver creato rapporto, diciamo, aver interrotto lo schema, aver suscitato interesse, aver prodotto del mirroring. Quindi quando facciamo tutto questo abbiamo prodotto la stagione giusta. Però d'altra parte il bravo contadino non è che semina così a caso. Prima di seminare deve arare il terreno, deve portare alla luce le zolle fertili, la terra grassa. Cosa vuol dire questo nella metafora della comunicazione seduttiva? Vuol dire che prima di calare il messaggio, che prima di esprimere anche indirettamente quelle che sono le mie esigenze, devo aver prodotto delle emozioni. Arare il terreno vuol dire entrare in contatto con la parte emozionale, perché se non entro in contatto con la parte emozionale è come seminare nel terreno arido, seminare nella ghiaia, il seme non potrà mai crescere. E questo ovviamente è di fondamentale importanza. Ovviamente poi il bravo contadino, una volta che ha arato il terreno, una volta che insomma la stagione era giusta, ha arato il terreno, può seminare. E dopo aver seminato, il bravo contadino deve anche concimare il terreno, deve innaffiarlo. Perché se non lo concima, se lo innaffia, mancheranno gli elementi energetici per far crescere questo semino. E nella metafora della comunicazione seduttiva, che cosa vuol dire concimare, cosa vuol dire innaffiare? Vuol dire rafforzare il rapporto. E quindi, come abbiamo detto, vuol dire rafforzare il rapporto empatico positivo. Questo si può fare, ad esempio, come ti ho suggerito, attraverso il linguaggio iconico. Attraverso il linguaggio iconico puoi emettere dei segnali, andare a cogliere quelli che sono i segnali che emette il tuo interlocutore, e questo è come se tu concimassi il terreno, è come se innaffiassi il terreno. Ma una volta che il bravo contadino ha innaffiato il terreno, ha concimato il terreno, ha fatto tutto questo, che cosa deve fare a questo punto? A questo punto deve aspettare, deve semplicemente aspettare, perché se concimasse troppo o se innaffiasse troppo, quindi se nella metafora della comunicazione, se do eccessive emozioni, se do eccessive stimolazioni emotive, troppe, brucio il seme, cioè troppi fosfati, troppe sostanze chimiche, il seme si brucia, oppure troppa acqua, il seme marcisce. Quindi quando comunichiamo in modo seduttivo dobbiamo stimolare l'emotività, produrre dei segnali positivi, e poi però dobbiamo anche dare una gratificazione alla parte logico-razionale, dobbiamo anche farci percepire come simili a lui, e quindi ricalcargli i valori, ricalcargli le credenze, diciamo. E
E questo è una cosa molto importante. Un altro errore che spesso fanno gli comunicatori seduttivi, diciamo, principianti, è quello di andare, nella metafora sempre del contadino, a controllare spesso se questo seme sta crescendo o no. Ma se io, se il bravo contadino andasse a disotterrare sempre il seme per vedere se il seme cresce o se non cresce, il seme verrebbe bruciato dalla luce e non crescerà. Cosa vuol dire nella metafora della comunicazione seduttiva? Se io ho messo in atto tutte le strategie per riuscire a, che ne so, a fissare un appuntamento per andare a cena con Paola, ad esempio, e ho fatto tutte le cose nel modo giusto, se iniziasse a questo punto, magari l'appuntamento con Paola ce l'ho per il prossimo venerdì ed oggi siamo a martedì, se ogni mezz'ora inizia a telefonare a Paola dicendo: ma Paola, ti ricordi che venerdì sera abbiamo l'appuntamento a cena, e poi dopo le mando un messaggio: mi raccomando, ricordati che dopo abbiamo l'appuntamento a cena, mi raccomando, qua là, le telefono 50 volte, io praticamente distruggo quello che ho fatto prima, perché le do troppo possesso. E d'altra parte non si può desiderare una persona che ci dà troppo possesso. Non riusciamo ad innamorarci di chi ci dà troppo possesso, di chi è sempre disponibile, di chi ci sta sempre addosso. Ma questo vale un po' in tutte le cose della nostra vita. Se io ho sete, ma non ho nessun problema ad accedere all'acqua, perché l'acqua è comunque sempre disponibile, quando voglio non mi innamorerò mai dell'acqua. Ma se invece quest'acqua non è proprio sempre così disponibile, o comunque devo fare una certa fatica per riuscire ad acquisirla, tenderò a desiderarla, e il desiderio è la molla che porta all'innamoramento. Bene, quindi quando abbiamo fatto tutte le cose giuste nel modo giusto, in questa fase dobbiamo aspettare, insomma, che se abbiamo seminato nel terreno fertile, nella stagione giusta, abbiamo innaffiato, abbiamo concimato e irrorato il terreno, il seme non potrà che dare i suoi frutti. E quindi abbiamo visto che, quindi come seconda fase, quella di creare una forte empatia con la persona che ci interessa. La terza fase di questo metodo di ingegneria della seduzione è utilizzare l'altra metodologia che noi abbiamo visto, che è quella di gestire l'istituzione e la trasgressione. Quindi variare un po' il nostro comportamento, anche qua ci torna di nuovo utile l'interruzione di schema, per gestire la fase trasgressiva, ci torna di nuovo utile il mirroring e ci torna di nuovo utile il mirroring posturale, verbale, fisiologico, per gestire la fase istituzionale, ci torna di nuovo utile lo strumento del ricalco dei valori. Quindi, ripeto, i tre punti conseguenziali sono: nella fase di conoscenza, che è la prima fase, diciamo, quello di utilizzare l'interruzione di schema abbinata al rapport, abbinata ai segnali di gradimento. Ovviamente i segnali di gradimento e di rifiuto vanno utilizzati in tutte le fasi, perché sono un po', come dire, il leitmotiv, i semafori verdi e i semafori rossi che possono manifestarsi in diverse situazioni. Però per sistematizzare la sequenza comportamentale, la sequenza giusta è quella di interruzione di schema più mirroring, che praticamente è la prima fase della conoscenza, approfondimento, diciamo, dell'empatia attraverso i segnali iconici, quindi agganciare quelli che sono i segnali iconici mettendoli volontariamente, e la terza fase è quella della gestione dell'istituzione e della trasgressione, quindi mettere in atto queste tecniche di push-pull e queste tecniche di interruzione di schema per apparire trasgressivi e essere pilotati anche dai segnali non verbali che otteniamo di rimando dall'altra persona. Dopo che abbiamo dato un po' di trasgressione, in altre circostanze daremo un po' di istituzione, daremo istituzione diciamo attraverso quindi il ricalco dei valori, di nuovo il mirroring. E abbiamo concluso in questo modo la terza fase, insomma, dove questo rapporto sta crescendo, dove l'innamoramento sta cominciando ad aumentare. Dobbiamo però, e questa è la quarta fase, è la misurazione
del potenziale di seduzione, diciamo, che abbiamo acquisito nei confronti della persona che ci interessa, perché come buon metodo ingegneristico, diciamo, dobbiamo avere anche la possibilità di misurare quello che siamo andati a creare, misurarlo per sapere ovviamente se stiamo andando, per avere una conferma logica che stiamo andando nella direzione giusta. E come possiamo fare a misurarlo? Ma semplicemente utilizzando quello che ho detto all'inizio, diciamo, di questo corso, quasi all'inizio di questo corso, che l'innamoramento inverte i codici di desiderio, di piacere e di sofferenza. Cioè che quando una persona è innamorata, è coinvolta, fa delle cose oggettivamente sgradevoli, ma le fa trovandole piacevoli. Per cui, per misurare quanto, diciamo, la persona che ci interessa è coinvolta con noi, dobbiamo utilizzare una comunicazione indiretta. Dobbiamo utilizzare una comunicazione indiretta dicendo, insomma, che abbiamo da svolgere un compito sgradevole. Poi dipende dal tipo di relazione. Potremmo essere, diciamo, magari sposati e dire, non lo so, dovrei pulire tutta la casa, per dire, ma non so, sono un po' impegnato oppure sono affaticato, eccetera. E dobbiamo vedere quanto l'altra persona è disponibile a fare qualcosa che in realtà non gli abbiamo chiesto, che in realtà non gli competerebbe fare, che in realtà sappiamo gli dà fastidio di fare. Ma questo, diciamo, all'interno di una relazione, ma di una conoscenza recente, possiamo fare, chiedere delle cose più piccole. Oppure potremmo, ad esempio, dire qualcosa di illogico, intanto la realtà abbiamo detto che non esiste, e vedere se la persona segue quello che noi diciamo. Ad esempio al bar possiamo bere un caffè, per dire, con l'altra persona, il caffè magari è buonissimo, e possiamo esprimere una considerazione del tipo, ma questo caffè sa un po' di bruciato, non è tanto buono. In realtà il caffè è un caffè normale. Se l'altra persona, come dire, si mette complementare a quello che noi diciamo, cioè nonostante lei si sia resa conto, diciamo che il caffè in realtà è un caffè normale, ma se tende a percepirlo anche lei bruciato o un po' disgustoso, significa che abbiamo, diciamo, prodotto una sorta di distorsione sensoriale, di percezione sensoriale nell'altra persona, che avviene quando siamo innamorati vediamo tutto bello, anche quello che è brutto, oppure vediamo brutto anche quello che è bello, insomma. E quindi abbiamo una conferma indiretta, perché se l'altra persona non si mette complementare, questo non abbassa il nostro potenziale. Sappiamo soltanto che dovremmo stimolare ancora, quindi il loop deve riprendere da capo. Cioè, se quando facciamo la verifica del potenziale acquisito otteniamo non una risposta complementare, cioè otteniamo che la persona non fa quello che indirettamente gli viene chiesto o non accetta, diciamo, la considerazione illogica che noi facciamo, significa che non abbiamo acquisito potenziale sufficiente, per cui dobbiamo ritornare alla fase 1, riprendere col mirroring, riprendere con l'interruzione di schema, riprendere con le stimolazioni, diciamo, iconiche, fin tanto che avremo una risposta positiva a questa verifica. Se invece l'esito, diciamo, di questa sorta di verifica, di questa sorta di test, di questa sorta di misurazione di potenziale di seduzione, di potenziale di coinvolgimento è positivo, quindi il semaforo è verde, possiamo iniziare o comunque iniziare la relazione. Se eravamo con una persona nuova, con una persona, quindi avremo possibilità di consolidare la relazione attraverso un primo passo, che ad esempio è quello del bacio, che è il bacio che consolida l'inizio di una qualche relazione. In questo caso sarà l'inizio di una relazione basata sul piacere, non basata sulla sofferenza nostra e nemmeno quell'altrui, diciamo, perché noi comunque avremo messo tutti i presupposti per iniziare, diciamo, una relazione basata su un nutrimento emozionale, quindi la parte emozionale dell'altra persona si sentirà gratificata, si sentirà pagata e di conseguenza pagherà anche la nostra parte.
E ovviamente questo nel caso di una relazione nuova, ma le stesse fasi possono essere applicate anche nel caso di una relazione già consolidata. Nel caso di una relazione già consolidata, ovviamente la prima fase, che è quella fase di conoscenza, in realtà c'è già, però l'interruzione di schema, quindi interrompere degli schemi che in questo caso sono già consolidati, permette di ricreare una nuova conoscenza. Se vogliamo, è come ricreare nuove basi per impostare la relazione. È come se la relazione vecchia finisse e ne iniziasse una nuova. E questo ovviamente consente di raggiungere, diciamo, anche in relazioni consolidate nel tempo, di dare linfa nuova, di dare vitalità nuova e quindi di migliorare sensibilmente i rapporti sentimentali. Migliorare sensibilmente i rapporti sentimentali, come ho detto all'inizio, vuol dire migliorare la nostra vita in genere, perché quando i rapporti sentimentali non funzionano, quando i rapporti affettivi non funzionano, è facile che poi questo dispiacere vada a contaminare anche altre aree, ad esempio anche l'area lavorativa, anche l'area sociale, spesso anche l'area economica, poi risente di tutto questo. Bene, siamo giunti al termine di questo videocorso. Con questo videocorso tu hai acquisito degli strumenti molto potenti e molto performanti per portarti da principiante seduttore o seduttrice a esperto seduttore o seduttrice. Ovviamente per realizzare questo dovrai seguire in modo preciso gli strumenti che ti ho dato, affinarli nel tempo e applicarti facendo tutti gli esercizi che ti ho proposto. Voglio suggerirti per questo di iniziare ad imparare e ad applicare gli esercizi che ti ho proposto con persone che non ti stanno coinvolgendo in questo momento, quindi con persone neutre, con persone semplicemente amiche, con colleghi di lavoro, con i quali non sei coinvolto emotivamente. Perché se riuscirai a fare, ad imparare, a guidare, la 500 della seduzione con persone che non ti interessano, sicuramente diventerai un Schumacher della seduzione e potrai guidare le Ferrari in pista e raggiungere tutti i traguardi di successo sentimentale che sicuramente ti meriti e che attraverso questi strumenti e l'utilizzo in modo giusto, secondo le sequenze che ti ho dato, ti porteranno inevitabilmente a migliorare le tue performance in campo sentimentale e a raggiungere tutti gli obiettivi che è giusto che tu raggiunga.